Buonasera a tutti, grazie di essere qui a Castagnato. Io sono il sindaco Gianluca Cominassi, benvenuti soprattutto per coloro che non sono di Castagnato. Saluto con piacere il presidente del Consorzio dei Vini Franciacorta, vicepresidente Fondazione Cogeme, Eugenia, il professor Anselmo Palini, che ho intravisto prima, e altri graditi ospiti che sono qui con noi questa sera. Il merito di questa iniziativa non va al sindaco, perché di solito il sindaco ha questo brutto difetto che quando parla lui copre tutti gli altri collaboratori che con lui condividono l'attività amministrativa. Il merito di aver portato questa rassegna, Filosofi lungo l'olio, a Castagnato va all'assessore Luciano Cristini, che mi ha chiesto di intervenire e aver fatto anche a meno, ma di fatto lo faccio con piacere. Quindi saluto anche i relatori e li ringrazio per la loro gradita presenza. Saluto la signora dottoressa Nodari per la sua gradita, insomma, presenza e costanza nel portare avanti questa riflessione, che ho potuto modo di seguire anche a Trenzano, Ospitaletto, insomma, molto gradevole, molto opportuna di questi tempi, oserei dire. Però ringrazio l'assessore soprattutto e prima di tutti, perché noi siamo reduci da una campagna elettorale che fortunatamente ci vede ancora nel ruolo di sindaco e assessore, diversamente saremmo seduti lì e non qui, chiaramente, ma tra le tante cose che si sono dette, perdonatemi un po' la vena polemica, durante la campagna elettorale, che Castagnato è un paese dormitorio. Ecco, mentre l'altra compagine a noi avversa sosteneva questo, l'assessore Cristini, che era assessore con me anche nella precedente esperienza amministrativa, si stava dando da fare per organizzare questa rassegna. Quindi mi dispiace che non ci siano anche magari esponenti della minoranza, e potrebbero magari invece toccare con mano che Castagnato è tutt'altro che un paese dormitorio. È un paese che cerca far cultura, proporre cultura. Chiaramente è un tema, come dire, a luglio impegnativo, visto anche un po' il caldo, però di fatto c'è ancora gente che decide di fare cultura e di venire a ascoltare cultura. Grazie, e grazie ancora all'assessore Luciano Cristini. Grazie. Buonasera, mi associo anch'io ai saluti del sindaco Cominassi. Chiedo scusa, questa sera la serata teoricamente doveva essere proposta in Piazza Dante, in realtà per problemi logistici dell'ultimo minuto l'abbiamo dirottata qui al centro civico. In realtà siamo in un salone intitolato a Paolo Borsellino, del quale quest'oggi ricorre la tragica e barbara morte sua e della sua scorta, e quindi il fatto di essere in un salone intitolato Borsellino, di fermarci, di trovare del tempo per ascoltare e per fare cultura in qualche modo, mi piace pensare che così potremmo ricordarlo anche così. Bene. Vi ringrazio, buona serata. Buonasera a tutti e a tutte, siamo giunti al penultimo appuntamento di questa 14ª edizione del Festival Filosofi Lungo l'Olio. Io sono molto felice di essere e di approdare in un comune che subito ti fa sentire accolto, e lo dico davvero con il cuore. Quindi ringrazio il sindaco Cominassi, ringrazio l'assessore Cristini, proprio per aver voluto aderire convintamente a questa 14ª edizione. Tra l'altro devo anche dire che solitamente la serata del premio è considerata una serata abbastanza elitaria, c'è molta più gente di quella che solitamente noi siamo abituati a vedere al premio, quindi questo è un merito in più che si intitola a Castagnato, che ci auguriamo di avere nostro partner anche naturalmente nelle prossime edizioni del Festival. Saluto e ringrazio il Presidente del Consorzio Franciacorta, il Dottor Brescianini, al quale poi al termine darò la parola. Ringrazio per aver sostenuto il Festival, ne siamo molto onorati. Saluto e ringrazio anch'io la Vicepresidente di Fondazione Cogeme, alla quale mi unisce un sentimento innanzitutto di grande stima e di grande amicizia, dottoressa Eugenia Grechi, proprio perché condividiamo tante cose, abbiamo condiviso anche, condivideremo credo tanti progetti. Saluto ciascuno di voi che nonostante il caldo siete qui
per festeggiare, lo sapete, oramai è pubblico, lo vedete anche un volto, questo nome, cioè l'ottavo, il vincitore dell'ottava edizione del Premio Internazionale Filosofia Filosofi Lungologni, un libro per il presente, il professor Silvano Zuccal dell'Università di Trento, e saluto il presidente, la presidente della nostra giuria, la professoressa Francesca Rigotti, volto a voi più che noto, e Francesca, davvero un grazie che voglio esprimerti e rinnovarti una volta in più pubblicamente per il grande sostegno scientifico ma parimenti umano che hai saputo dare a tutti noi, ma soprattutto a chi ti sta parlando. Certe imprese da soli non si potrebbero mai raggiungere, quindi te ne sono davvero molto molto grata. Saluto, perché si mette sempre in fondo, ogni tanto compare in carne ed ossa, il direttore della Morceliana, dottor Bertoletti. Il libro, il volume premiato questa sera, appunto, Filosofia della Nascita, come sapete, che è disponibile poi per chi volesse fare le firma copie col professore in sala, è stato edito dalla casa editrice Morceliana di Brescia, come sappiamo, nel 2017. Un brevissimo profilo bibliografico del professor Zuccal, per poi lasciare la parola alla professoressa Rigotti. Come sapete, la cerimonia si svolge in questo modo: ci sarà una laudatio, cioè una presa di parola della professoressa Rigotti, durante la quale spiegherà le motivazioni, motiverà, darà le ragioni per le quali la giuria all'unanimità, e ci tengo anche a precisarlo, ha indicato nel professor Silvano Zuccal il vincitore di questa edizione. E poi ci sarà la locuzione del professor Silvano Zuccal, che magari se vorrà potrà anche offrirci un suo intervento inerente ovviamente al tema di questa 14ª edizione. Quindi, come sapete, ormai lo mastichiamo da più di 40 giorni, è generare. È doveroso da parte mia, infine, ricordare gli altri membri della giuria, dei quali vi porto i saluti e le scuse per il fatto di non essere presenti per ragioni che li vedono impegnati ovviamente in altre situazioni di professionali, quindi il professor Francesco Miano, il professor Massimo Donà, la professoressa Maria Rita Parsi, che è vicepresidente, il mio grandissimo maestro, anche per l'età speriamo possa ancora venire, sarebbe il mio grandissimo desiderio al festival, a più di 86 anni, il professor Bernard Casper, e poi il professor Amos Luzzatto, che anche lui non si trova in ottime condizioni di salute. Il professor Silvano Zuccal, nato nel 1956 a Romeno, si è laureato all'Università di Bologna nel 1980, dal lavoro di tesi è nato il suo primo libro, La teologia della morte in Karl Rahner. Dopo aver insegnato per 5 anni filosofia e storia nei licei, diventa ricercatore universitario nell'87, dal 2001 è professore associato di filosofia teoretica all'Università di Trento e dal 2018 è professore ordinario nella stessa università, dove insegna filosofia teoretica e filosofia della religione. Tra gli innumerevoli suoi testi ne ricordo alcuni: Romano Guardini, La metamorfosi del religioso tra moderno e postmoderno, Un approccio ermeneutico a Hölderlin, Dostoevsky e Nietzsche, Romano Guardini, Filosofo del silenzio, Ferdinand Ebner, La nostalgia della parola, Lineamenti di pensiero dialogico, Maria Zambrano, Il dono della parola, L'angelo nel pensiero contemporaneo, Preghiera e filosofia dialogica e appunto Filosofia della nascita. Mi preme anche portare all'attenzione di ciascuno di voi il fatto che il professore ha curato l'edizione italiana di testi molto importanti, tra cui appunto i testi di Coret, di von Balthasar, un testo molto importante che tra l'altro si è aggiudicato la prima edizione di questo premio internazionale di filosofia, che è Il pensiero dialogico, Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner e Martin Buber, scritto dal professor Bernard Casper, un testo fondamentale per chi si vuole accostare a questi argomenti e che il professor Zuccal ha curato in maniera eccellente. È coordinatore altresì, insieme al professor Nicoletti, dell'opera Omnes
Omnia di Romano Guardini, di cui ha curato l'edizione italiana di diverse opere. Ringrazio tutti per l'ascolto paziente e sempre molto silenzioso e passo con piacere la parola alla professoressa Francesca Rigotti. Grazie. Ho visto che hanno già messo le luminarie dietro di me, perché questa laudatio si compone di due parti disuguali, la prima breve e la seconda un po' più lunga. La prima è quella che in certi programmi televisivi chiamano l'anteprima, che non si capisce l'anteprima di che cosa, comunque ci sarà un'anteprima e poi ci sarà una parte più seria con un intermezzo musicale, il tutto per 15-20 minuti, così lo sapete quando è finito. Allora, mi guarda già, forse sa cosa sto per dire, perché io non conoscevo il professor Silvano Zucalchi, il nostro premiato, fino al 2014. Nel 2014 ricevo una mail, un mail come si dirà, in cui mi si propone, mi si invita a intervenire alla Cattedra del Confronto, iniziativa molto onorifica dell'Ufficio Cultura Università dell'Arcidiocesi di Trento, ecco, in cui si va a coppie, un credente o un non credente, e ci si coinvolge in un dialogo sincero, eccetera. Allora io ricevo questa mail, ma voi dovete sapere, che non potete sapere, che io tra i miei studenti dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, dove insegno, avevo avuto qualche anno prima uno studente che si chiamava niente di meno che Silvano Zucal, il quale tra l'altro era una dinastia di Zucal, perché c'era lui, poi venne suo cugino, suo fratello e... Questo, in particolare il mio Silvano Zucal, che era un ragazzo alto, biondo, faceva il cabarettista quando non faceva lo studente e faceva gli scherzi a tutti, e in particolare c'erano tutti questi Zucal, ma c'erano anche tanti Rigotti, perché c'era il professore Eddo Rigotti, che poi tra l'altro viene da Trento, c'era sua figlia Benedetta che frequentava la stessa facoltà, c'era il figlio Francesco che frequentava informatica, c'ero io che non c'entravo niente con tutta questa famiglia, e cioè, però mi chiamo con lo stesso nome, insomma, e tutto questo veniva sempre messo sul ridere. Io dico, rispondo alla mail dicendo, no, Silvano Zucal, lei non mi deve fare gli scherzi. Io più o meno, perché l'ho distrutta quella mail, non lo so, e dopo un po' di scambi in cui lui dice, piccato, ma io non sono alto e biondo e di gentile aspetto, riusciamo a capirci, e io capisco che l'invito era una cosa seria, e aderisco, vado, è vero che sono andata, ho ottenuto la mia parte in coppia con la credente che era Maria Pia Veladiano, ecco. Fine della prima parte della storia. Poi dopo un paio di anni ricevo dalla casa editrice questo volumazzo, Filosofia della nascita, lo leggo tutto dalla prima pagina all'ultima con la matita, perché si vede che sottolineate sono tutte nella mia copia, e dico, ma guarda che bel libro, e poi vabbè, rimane lì. Se non che quando viene fuori l'idea di trovare un libro da premiare per il tema generare, dico, caspita, propongo questo. E tra i libri proposti, sono le varie proposte, questo viene scelto all'unanimità. Beh, quindi questa è la parte semiseria, della quale ancora mi scuso per questa mia reazione, in cui, convintissima che fosse lo studente che mi faceva gli scherzi, gli risposi così. Allora adesso inizia la parte seria. La parte seria dice che in una lezione tenuta negli anni 60, inclusa in una raccolta di saggi Pensare senza balaustre, Hannah Arendt, forse non bisogna togliere questo, non è che ingombra sto coso, si vede bene lo stesso. Beh. Allora Hannah Arendt scrisse
che per coloro che erano coinvolti nella rivoluzione americana, quindi aveva in mente la rivoluzione americana 1770, scrive: l'esperienza di essere liberi coincideva, o meglio, era intimamente intrecciata con l'inizio di qualcosa di nuovo. E ovviamente questo misterioso dono umano, la capacità di far partire qualcosa di nuovo, ha qualcosa a che fare col fatto che ciascuno di noi è venuto al mondo come nuovo arrivato, newcomer, scrive lei, che scriveva in inglese pur essendo tedesca, grazie alla nascita. In altre parole, noi possiamo iniziare qualcosa perché siamo iniziatori e siamo principianti, perché noi in italiano abbiamo due parole per dire quello che lei scrive con beginners, noi possiamo dirlo in due modi. E poiché la nascita, continua, è la condizione ontologica sine qua non di tutta la politica, scrive lei, il significato della rivoluzione, ovviamente la rivoluzione americana, è l'attualizzazione di una delle più grandi ed elementari potenzialità, l'esperienza ineguagliata di essere liberi di dar luogo a un nuovo inizio. Allora, questo è quel che scriveva Hannah Arendt, che non voleva essere considerata una filosofa. Lei diceva: io sono una teorica della politica, punto e basta, non chiamatemi filosofa. Noi invece la chiamiamo tale, ci permettiamo di farlo e soprattutto proviamo a integrare la sua asserzione. Quindi, non solo di dire che la nascita è la condizione ontologica della politica, ma anche che la nascita è la condizione ontologica di tutta la filosofia. E questa è la filosofia della nascita, inventata bene o male da Hannah Arendt, e poi il titolo del libro di Silvano Zucal, che è un libro di storia della filosofia e di filosofia teoretica insieme, perché sì, un'analisi storica del tema della nascita in ambito filosofico, però è continuamente arricchita di osservazioni, riflessioni, considerazioni teoretiche che le danno quindi una conformazione specifica, un taglio individuale. Allora, punto di partenza ovviamente è quello che la filosofia si è sempre focalizzata sul paradigma della morte, è essere per la morte. Si chiama anche tanatonologia filosofica. Nasce col pensiero greco e poi però continua nel corso dei secoli, ha come una rinascita, un ritorno imponente nel Novecento. In particolare con autori come Heidegger, Schiller, Yankelevich, Jasper, Gabriel Marcel e altri. E quindi questa tanatologia filosofica, diciamo, si impone, ma contemporaneamente o quasi si emerge anche la natologia filosofica, quindi un paradigma alternativo che è fondato non più sulla morte ma sulla vita. Allora, vedendola con due sillogismi, possiamo dire che il sillogismo aristotelico, quello che dice tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, quindi la definizione di uomo è per la morte, è mortale, gli uomini sono i mortali, i brotoi. Allora, il nuovo paradigma della natologia invece dice: sostituiamo Socrate con Antigone, che così ci mettiamo anche una femmina che non stona, tutte le donne, tutti gli esseri umani sono natali. Antigone è un essere umano, Antigone è natale, quindi rovesciando la caratteristica umana sul fatto di essere nati. E questa è la lettura positiva, cioè che vede nella nascita un momento pone un paradigma filosofico di tipo positivo. Però uno dei pregi dei libri di Zucal, una originalità, è quella di aver sottolineato la rinascita novecentesca anche della nascita negativa, cioè di dare uno statuto esistenziale negativo
alla nascita. Ci sono autori nel Novecento come Emil Cioran e Günther Anders che definiscono la nascita non il nuovo, il bello, eccetera, ma una tragedia. Una tragedia a cui si può recare sollievo con le poche forze che abbiamo, per esempio col suicidio. Dice Cioran, riesco a vivere perché mi mantiene in vita paradossalmente l'idea che se mi va troppo male mi posso suicidare. Quindi una libertà di suicidarsi come consolazione, come soluzione per sopportare la vita. Anche perché il fatto di non aver richiesto di venire al mondo, che è una frase che molti bambini dicono, perché mi hai messo al mondo, io non te l'ho chiesto, è una frase durissima, non avendo deliberato di venire al mondo siamo liberi di ogni responsabilità di tipo morale, questo è l'argomento, perché se non abbiamo scelto consapevolmente di nascere, come possiamo esserne moralmente responsabili? Quindi possiamo mettere termine alla nostra vita quando ci pare, non avendo chiesto di venire al mondo. Allora mi è venuto un audace parallelo di quelli che ogni tanto mi vengono, in questo momento di risveglio, chiamiamoli così, di sentimenti nazionalisti e sovranisti, così chiamiamoli, ecco, che vengono contrabbandati come patriottismo. Allora io mi chiedo, mantenendo lo stesso tipo di ragionamento, perché dovrei essere fedele? Dovrei essere pronta a sacrificarmi fino alla vita per il paese nel quale sono venuta al mondo, la patria, la terra dei padri, se non è frutto di una mia scelta deliberata? Ma se questo nasce puramente dal caso, ma pensiamoci a questa cosa. Io non vi dico la soluzione, anche perché non ce l'ho, ma pensateci, pensiamoci. Perché uno deve essere, adesso non che il paese ti deve dare perché tu sei nato, ma perché tu devi dare al paese in cui non hai scelto di nascere? Va bene. Allora cosa fa? Torniamo alla nostra lettura negativa della nascita. Riprende la maledizione del pensiero ebraico e della filosofia greca, dove una delle formule è quella che dice meglio non essere nato, meglio non essere mai nati. Che è il monito del Sileno, è la dichiarazione della condizione drammatica dell'uomo che riprende Leopardi, per esempio anche Kierkegaard, a cui ha dedicato pagine bellissime Umberto Curi. Umberto Curi, se vi ricordate, è stato il premiato dell'edizione 2018, quella volta col libro Straniero l'anno scorso, ma ha scritto anche un altro saggio, cioè ne ha scritti tantissimi che facciamo fatica a contarli. Comunque uno di questi porta come titolo «Meglio non essere nati, la condizione umana tra Eschilo e Nietzsche». E lì esamina questa tematica. Allora a me è sembrato bella anche la continuità col libro di Zucal e l'edizione dell'anno scorso, le uniche due che ho avuto l'onore di presiedere, quindi vabbè. Allora tornando sempre alla posizione pessimista, la troviamo anche nel pensiero ebraico, nei libri del Coelet, Giobbe, e lì scrive Zucal, la presenza divina è forte, è tangibile, ma è indifferente all'uomo, è tangibile a differenza dell'esclamazione invece di Euripide nella tragedia, dove gli dèi non ci sono, non ci sono, oitioi, uc estin, non esistono, gli dèi non esistono, Dio non esiste. Ecco, a meno che, come fa Zucal, non si guardi al libro della Sapienza e al riferimento ivi contenuto al fatto che Dio creò l'uomo per l'immortalità, non è per essere mortale, e a immagine della propria natura lo creò. E questo Zucal lo interpreta come il cambiamento del Nuovo Testamento, dove invece tutto parte dall'annuncio di una nascita e dall'evento di una nascita. Allora io questa storia ve la faccio sentire in musica, con un brano musicale che fece un grande effetto alla nostra prima filosofa della nascita, cioè Hannah Arendt, la quale viveva da molti anni negli Stati Uniti. Perché? Perché era dovuta scappare a causa delle leggi razziali. E lì rimase fino alla morte, a parte qualche viaggio in Europa. In uno di questi viaggi, 1952, va a Monaco di Baviera e nel maggio di quell'anno va a un concerto
e ascolta un concerto della Münchener Philharmonica Orchestra in cui si rappresentava il Messia di Handel. Allora, il Messia è un oratorio di Natale di Bach. Quindi l'oratorio è un genere musicale che comprende la lettura di libri spirituali, passi biblici, sermoni, preghiere, laudi. Ecco, invece il Messia di Handel è composto unicamente di passi biblici. Se io metto la slide, dove sono i miei tecnici? Se io metto la slide resta fissa? Ok, bene, quindi eccolo qua. Questo è il testo, nella traduzione italiana viene cantato se no in inglese nella parte che c'è sotto. Ecco, il testo dice alleluia, alleluia, tra l'altro ho scoperto che è anche la pubblicità di un'acqua minerale cantata malissimo e stonatissima, e questa cosa gli fa star malissimo, invece ve la faccio sentire bella. Ecco. La traduzione dice alleluia, alleluia, per il Signore Dio Onnipotente che regna. Il regno di questo mondo è diventato il regno di nostro Signore e del suo Cristo e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli, re dei re e Signore dei signori. Allora, in una lettera al marito, al secondo marito, Heinrich Blücher, Hannah Arendt scrive da Monaco: che opera! Ho ancora nella testa e nel corpo l'alleluia di Handel. Capo, via.
Ho ancora nella testa e nel corpo, l'alleluia, spero di avervelo messo nella testa e nel corpo. E per la prima volta, scrive Hannah Arendt, ho capito la grandezza di quel cenato un bambino. Il cristianesimo, scrive Hannah Arendt, che era ebrea, anzi era atea, diciamocelo, è stato qualcosa di notevole. E aggiunge poi nei diari: ogni inizio è salvezza. Per amore dell'inizio, per amore della salvezza, Dio ha creato l'uomo nel mondo. Ogni nuova nascita è come una garanzia della salvezza del mondo. E grazie alla nascita, all'apparire di un bambino, che all'uomo è data la capacità di dare inizio, di essere un inizio. E la cosa paradossale è che questo pensiero nasce da una donna che non è mai stata madre. Non so se avete visto il film Hannah Arendt, Margarete von Trotta, se vi capita, guardatelo, se no non importa, dove la grandissima filosofa sua malgrado, che è interpretata da Barbara Sukowa, che è molto più alta di lei, che era piccoletta come me, comunque funziona lo stesso. E nel film le viene chiesto a un certo punto: ma Hannah, signora, non so bene, perché non avete mai avuto figli? E la risposta, che è diversa di quella che dà Hans Jonas, è: perché quando avevamo l'età di farlo non potevamo, e quando avremmo potuto non avevamo più l'età. Quindi per caso, che è un caso che si ripete nella storia di un'altra grande pensatrice della nascita, che è la filosofa spagnola Maria Zambrano, anche questa studiata accuratamente in altri libri, non solo in questo, dal nostro premiato. E anche Zambrano, una filosofa perseguitata non per la sua razza in particolare, ma per le sue idee politiche, non dal regime nazionalsocialista di Hitler, ma dal regime fascista, franchista di Franco, e come Arendt costretta all'esilio. Non parlo di Maria Zambrano, ma perché sennò parlerei troppo, ma che c'è tutto scritto nel libro. Ma una cosa importante, visto che ho citato due donne: non crediate che la filosofia della nascita sia una tematica esclusivamente femminile, certo che no. E lo dimostra quello che Zucal definisce il pensatore vivente che più di ogni altro ha dedicato attenzione teoretica al tema della nascita, il filosofo tedesco Peter Sloterdijk, che è nato a Karlsruhe, dove io ogni volta che passo col treno 2 milioni di volte all'anno, ogni volta penso, quando passo da Karlsruhe, ecco qui abita Sloterdijk, ma sono mai scesa per salutarlo. Ecco, che quel signore che ogni tanto va ai festival della filosofia di Modena, qui non è mai venuto, possiamo pensarci, che ha questi capelli tutti stopposi. E cosa fa Sloterdijk nel 1988? Era molto più giovane ovviamente di adesso. 1988 è un anno particolare per generare, per me, perché ho messo al mondo 2 figli, zac, in un colpo solo, dopo 2 che già c'erano, quindi insomma. Allora, questo 1988, Sloterdijk tiene una serie di lezioni all'Università di Francoforte, 5 lezioni, che sono pubblicate col titolo Venire al mondo, venire al linguaggio. Di queste 5 lezioni, quella centrale, la numero 3, si intitola La maieutica socratica e l'oblio della nascita in filosofia. Come il fatto che la filosofia abbia dimenticato la nascita. E poi ci sono la seconda e la quarta, che, come dire, si irraggiano dal centro con titoli Poetica dell'inizio, Poetic des Anfangs, e Poetica del parto. Allora, come per Arendt, anche per Sloterdijk, anche per Heidegger, il tema è quella strana cosa che è l'inizio. E anche Sloterdijk usa le parole che usa Agostino per il tempo: se non ci penso so cos'è, ma se ci rifletto sopra non lo so più. E l'umano, scrive Sloterdijk, è un fulmine che cerca di illuminare le prime e dimenticate pagine del suo essere, il fulmine della nascita che illumina la radura nella quale si muovono i venuti al mondo. Ma state a sentire cosa dice poi, che questo fulmine ha la bizzarra proprietà di rimanere nel cielo e poi di confondersi con il cielo stesso. E non è vero che è chiaro perché il sole splende, perché è giorno, no? È chiaro perché il fulmine del parto non ha mai smesso di gettare la luce. Allora, anche qui io l'ho interpretato come una sorta di arche, nei due sensi della parola arche, non nel senso di dominio, ma in quelli di inizio, archeologia, architetto, quello che sta all'inizio, principio quindi,
cronologico, ma anche principio, nel senso di il principio di un pensiero, di un'attività, insomma ciò che rimane della cosa. Ecco, poi ci sono altri pensatori maschili della filosofia della nascita, che non vi cito, ma per esempio Romano Guardini, Hanzana, e poi ci sono tutti i fenomenologi, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Emmanuel Levinas. E qui una piccola critica rivolta da Zucal a Levinas, e lo descrive lui: brutale misoginia, perché vengono riscontrate alcune espressioni di sottomissione, quasi di disprezzo del femminile, che sono simili a quelle di un altro bel elemento, che era il monaco medievale Pier Damiani, anche San Pier Damiani, ecco, anche lui di una misoginia travolgente. E Zucal riporta le critiche di Adriana Cavarero sul soggetto levinasiano, dicendo che è maschile, anzi virile, perché per lui non è la madre a generare il figlio, ma la fecondità del padre. Ecco, quindi abbiamo dato a Cesare quel che è di Cesare. Quindi io finisco sperando di aver dato un'idea dei contenuti del libro e delle motivazioni che ci hanno spinto a premiarlo quest'anno, e vorrei riassumere ancora una volta la centralità per la filosofia della nascita. La nascita del figlio, del bambino, la nascita del nuovo, la generazione dei nuovi nati, la generazione di nuove idee. Il tentativo di affermare la centralità della filosofia teoretica, questo è un altro punto importante, e di sottrarre la nascita a quell'ambito puramente bioetico in cui oggi la si ficca. Ecco, per cui se si va a vedere la voce nascita, cosa si trova? Ingegneria genetica, tecniche di procreazione assistita, aborto, embrioni, feti, ma non questa roba che noi vi abbiamo raccontato, che invece è vera filosofia della nascita. Allora concludo con una frase del premiato, che dice: proprio alla filosofia con prospettiva teoretica toccherà invece il compito di chiarire il significato profondo della nascita, di questo evento del tutto particolare che segna lo statuto dell'umano esserci. Finito, grazie. Ringraziamo la professoressa Rigotti per questa meravigliosa laudatio e do la parola naturalmente al professor Zucal. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Sono piuttosto emozionato, come potete ben immaginare. Voglio ringraziare le autorità intervenute per la loro presenza, in particolare il sindaco di Segnato Gianluca Cominassi e anche l'assessore Cristini. Voglio ringraziare la Commissione Scientifica che, con mia sincera sorpresa, mi ha attribuito questo prestigioso riconoscimento. E ringrazio la professoressa Francesca Rigotti per le parole. Molto generose pronunciate nei miei confronti nella sua laudatio. E ringrazio anche in particolar modo Francesca Nodari, direttrice scientifica e promotrice instancabile di questo festival Filosofi lungo l'olio, che ritrovo qui questa sera dopo averla conosciuta e incontrata a suo tempo da brillante studentessa all'Università di Trento. Ogni libro non nasce in modo solitario, ma dentro una viva comunità di ricerca. È accaduto anche per questo libro che, per usare il termine di questo festival, è stato generato anche grazie al confronto fecondo con i colleghi e con le colleghe della mia università a Trento, ma anche e soprattutto grazie al dialogo con i miei studenti, con le mie studentesse, a cui non a caso il libro è dedicato. Le tesi fondamentali, infatti, sono state oggetto delle mie lezioni in filosofia teoretica e le reazioni dei miei allievi e delle mie allieve sono state davvero importanti per dare un'impronta al libro. Ringrazio infine il dottor Ilario Bertoletti, direttore della casa editrice Morcelliana, che è qui presente. Pubblicare un libro di più di 500 pagine per una casa editrice è comunque un atto di coraggio e di grande fiducia.
La grande filosofa della nascita, di cui abbiamo sentito già parlare, abbiamo visto anche l'immagine, Hannah Arendt, quando le venne conferito il premio Lessing il 28 settembre del 1959, disse queste parole che, pur consapevole ovviamente della distanza tra un nano, quale io sono, e una straordinaria personalità, quale era la pensatrice ebrea, mi sento di dover far mie e di riproporvele. Scriveva, affermava Hannah Arendt, la distinzione conferita e il premio rappresentano un grande onore. Ammetto di non sapere come sono arrivata a riceverlo e anche che non mi è stato affatto facile venirne a capo. Dicendo questo posso lasciare totalmente da parte la delicata questione del merito. Da questo punto di vista un onore impartisce una vigorosa lezione di modestia. Ci nega infatti la competenza di giudicare i nostri meriti con lo stesso metro con cui giudichiamo i meriti e le realizzazioni altrui. Conferendoci un onore, il mondo prende la parola e possiamo accettarlo ed esprimere la nostra gratitudine solo se rinunciamo a pensare a noi stessi e decidiamo di agire interamente nell'ambito del nostro rapporto con il mondo, un mondo e un pubblico ai quali siamo debitori dello spazio in cui parliamo e in cui siamo ascoltati. Mi sembravano queste parole di Hannah Arendt molto, molto belle, molto efficaci. Venendo poi al tema però del generare, in qualche modo riproponendo qualche riflessione, dopo tutte le cose molto belle dette già da Francesca Rigotti, partirei ancora una volta dal quesito che deve attraversarsi questa sera. Mortali e o natali. La nascita è dunque, come frase che lei ha citato proprio in conclusione, è per tutti l'esperienza straordinaria dell'accesso all'umano. Eppure appunto, come abbiamo visto e sentito, la nascita non è stata pensata filosoficamente dal pensiero occidentale, almeno fino alle pensatrici e ai pensatori che sono stati in precedenza indicati. Prioritario appunto, non solo nel Novecento, è da sempre il pensiero della morte. Emblematica appare in tal senso la posizione di Heidegger, ove ci troviamo dinanzi a un vero e proprio oblio di un'effettiva analitica della nascita, confinata in un solo paragrafo di Essere Tempo. Quando Heidegger affermava l'esserci è stato assunto come tema solo nel suo esistere in avanti, in direzione della morte, trascurando tutto ciò che esso era stato anteriormente, ovvero appunto il nostro nascere. La nascita non è dunque oggetto d'attenzione data l'impossibilità di farsi carico dell'inizio della nascita da parte di un esserci totalmente preoccupato del suo avvenire, cioè della morte, da dimenticarsi completamente del suo passato originario e originante, ovvero appunto della nascita. Solo che quell'esserci, quell'esistente che andrà a morire è tale solo e perché è anzitutto nato. Egualmente esso finirà solo perché, venendo al mondo, ha incrociato nella nascita il primo di tutti gli inizi. E quindi mi pare importante riprendere un passaggio di Adriana Cavarero, una delle tre poche filosofe italiane che si è occupata del tema della nascita, quando affermava: rispetto alle due condizioni ontologiche fondamentali dell'essere umano, che sono la nascita e la morte, l'inizio e la fine, la metafisica, lungi dal considerare interessante e fondativa la nascita, la ignora totalmente e misura, qualifica, definisce l'essere umano a partire dalla morte. Nella lingua greca, fin dall'inizio, da Omero, gli uomini sono chiamati immortali. Questo però significa definire gli esseri umani solo per la loro condizione di morte, di finitezza, di contingenza, per l'angoscia di sparizione e non anche per il loro essere venuti al mondo. Immortali dunque non, come invece dovrebbe essere anche, i natali, anzi, meglio, mortali proprio e soltanto perché natali. La denuncia più radicale, brutale e più onesta, direi, contro la filosofia occidentale fissata e bloccata sulla morte è quella del grande pensatore ebreo Franz Rosenzweig, uno dei tre autori di Casper, appunto, citato nella Stella della Redenzione, quando il grande pensatore dialogico ebreo denuncia quest'esito fin dall'esordio della sua opera, allorché scrive: dalla morte, dal timore della morte, prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il tutto. Rigettare la paura accatanaglia ciò che è terrestre,
strappare alla morte il suo acculio velenoso, togliere all'Ade il suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia. Tutto quanto è mortale vive in questa paura della morte. Ogni nuova nascita aggiunge nuovo motivo di paura, perché accresce il numero di ciò che deve morire. Senza posa il grembo instancabile della terra partorisce il nuovo, e ciascuno è indefettibilmente votato alla morte. Ma la filosofia, conclude Rosenzweig, nega, vorrebbe negare queste paure della terra. La filosofia strappa oltre la fossa che si spalanca ad ogni abisso. Permette che il corpo sia consegnato all'abisso, ma per la filosofia, platonica o neoplatonizzante, l'anima libera lo sfugge librandosi in volo. A tutta questa miseria la filosofia rivolge il suo vacuo sorriso. La filosofia che davanti all'uomo esalta la morte come la propria prediletta e come la nobile occasione per sottrarsi all'angustia della vita, sembra soltanto prendersi gioco di lui, prendersi gioco dell'uomo. In realtà, a mio avviso, occorre correttamente relazionare morte e nascita. Mentre troppi commettono l'errore di considerare la morte come l'opposto della vita, dimenticando che l'opposto della morte è la nascita, non la vita. La vita è un fiume, la nascita è la sua sorgente, la morte è la sua foce. Entrambe, nascita e morte, non sono che soglie nel destino dell'umano. E qui mi piace riproporre, in questo contesto in cui, diversamente dal mio Trentino, conoscete la nebbia, Umberto Eco proponeva una singolare dialettica tra nascita e morte a partire da un'esperienza umana originale, quanto appunto quella della nebbia. Esperienza ambigua e rivelatrice insieme. Inoltrarsi nella nebbia è l'illusione, insieme fascinosa e inquietante, di tornare allo stato prenatale, all'utero protettivo, di eludere la morte. Ma la nebbia d'improvviso finisce e ritorna la luce. E gli uomini, in certo qual modo folli, vogliono quel venire e quel ritorno alla luce che ricondurrà fatalmente alla morte. Queste parole esatte di Eco. Nella nebbia sei al riparo dal mondo esterno, la nebbia è uterina, la nebbia ti protegge. Legioni di esseri umani desidererebbero tornare nell'utero. La nebbia ti realizza questo sogno impossibile, ti concede una felicità amniotica. Hai la sensazione che forse un giorno uscirai dalla vagina e dovrai affrontare il mondo, ma per il momento sei salvo. E siccome la nascita è l'inizio del percorso che ti porterà inesorabilmente alla morte, la nebbia è la garanzia, ahimè virtuale, dice Eco, che alla morte forse non perverrai. Basterebbe fermarsi lì, ma proprio perché non sai dove sei, come spesso accade nella nebbia tendi a muoverti per uscire, che è stolida follia, che è stolida follia e folle stupidità. Chi ha ventura di starci vuole venirne fuori. Per questo tutti gli uomini sono mortali. La luce uccide la nebbia. Il rapporto poi tra nascita e morte è caratterizzato anche dallo status comune della nudità. Veniamo al mondo nudi e scompariremo dal mondo ugualmente nudi. La nudità genera così sia imbarazzo che fascino in quella decisiva esperienza di nudità che costituisce l'atto sessuale. Fascino per il ritorno alla nudità costitutiva, timore per la morte. Ecco, mi pare che illustri molto bene una tale situazione un grande scrittore italiano che ha vinto un premio importante non quest'anno ma l'anno scorso, cioè Edoardo Albinati, con la sua Scuola Cattolica, che scrive: la nudità la troviamo in tre momenti decisivi: nascita, atto sessuale e morte. Il corpo morto è nudo, anche se avvolto nel sudario o sotto l'abito con cui lo si seppellisce. La morte stessa non è altro che una forma finale di nudità che replica in modo raccapricciante quella della nascita. Una volta cacciati dall'Eden e spinti a forza nel mondo, la nudità avrà perduto il suo splendore e la sua innocenza. Sarà ombreggiata da un elemento drammatico e, per così dire, orlata dalla morte. Per questo, forse solo per questo, è oscena e dunque proibita. E il naturismo e il nudismo sono ingenui, ipocriti tentativi, conclude Albinati, di ritornare all'origine ormai inattingibile, cancellando quell'ombra, fingendo che non vi siano alcun segreto, alcuna vergogna,
che questo del vestirsi sia solo una sciocca convinzione. Ma un altro elemento voglio mettere in luce, che la dimensione generativa della nascita ci permette di meditare. Si nasce unici e irripetibili. L'evento della nascita illumina il fatto che ogni nuovo nato è un singolo che viene al mondo con la sua identità, unicità e irripetibilità. L'evento natale non appartiene soltanto al ciclo biologico della riproduzione, ma, come avete riflettuto in questi giorni, instaura un legame generativo tra i genitori e il figlio o la figlia. Il dare la vita e la nascita sono sempre anche un chiamare per nome, consacrato poi di fatto con l'assegnazione al neonato di un nome proprio e un'appartenenza specifica anche con il cognome. Ogni figlio è in tal modo riconosciuto, proprio grazie a quel nome e cognome, è riconosciuto nella sua unicità irripetibile, mai duplicabile. A ciò fanno da contrasto illuminante proprio i figli non riconosciuti e quindi ancora senza nome e cognome, rimasti mero frutto di una riproduzione e non ancora di un atto pienamente generativo, finché non saranno a loro volta riconosciuti da altri con l'adozione, altri non partecipi di quell'atto procreativo ma ugualmente pienamente generativi, ecco, anche la dimensione adottiva è una dimensione pienamente generativa. Peuricore si concentra puntualmente sul fenomeno della generazione e della conseguente filiazione come riconoscimento di ogni essere che viene al mondo nella sua peculiarità davvero irripetibile. Scrive infatti Ricoeur: la mia nascita ha fatto di me un oggetto senza prezzo, anzi, fuori di prezzo, una cosa al di fuori del commercio ordinario. Il progetto parentale da cui provengo ha trasformato la statica del quadro genealogico in una dinamica istituente che si iscrive nella parola trasmissione. Insomma, poiché sono stato riconosciuto figlio o figlia di, mi riconosco come tale e a questo titolo io sono questo inestimabile oggetto di trasmissione. Un altro elemento mi voglio ancora illustrare: la dimensione relazionale e dialogica della nascita. Chi nasce non si mette al mondo da solo, e quindi lo slittamento filosofico dalla morte alla nascita porta a una demolizione della logica autoaffermativa, individualistica, solipsistica dell'io, per accedere alla dimensione fondativa dell'umano esistere come relazione originariamente intersoggettiva e dialogica. Con la nascita, in altri termini, si evidenzia l'insensatezza dell'individualismo, perché chi nasce non si mette al mondo da solo, ma vi è messo al mondo da altri, meglio da quell'altra unica e ripetibile, la madre, con quel nome e cognome, con quella storia di vita nella sua estrema singolarità. E c'è quindi questa prima, costituente relazione che risulterà determinante per tutto il resto della vita. Allorché nasciamo, indubbiamente siamo noi a nascere, compiamo però in realtà un'azione che non agiamo. Siamo certamente noi a nascere in quel giorno che costituisce la nostra data di nascita, con quel nome che ci è stato dato, giorno e nome che ci accompagneranno per tutto il resto dell'esistenza, identificandoci in tutti i documenti ufficiali che dovremo esibire. Noi siamo però venuti al mondo con un'azione che qualcun altro ci ha fatto compiere, tirandoci fuori dal grembo di nostra madre e aiutandoci a nascere effettivamente. Ogni uomo è allora dato davvero a se stesso soltanto grazie all'essere messo al mondo da altri, dalla madre in primis e poi anche dal padre. Da sempre gli è posto in un modo né contingente né provvisorio nella condizione di figlio o di figlia, poiché generato da altri e non semplicemente frutto biologico di un atto riproduttivo. E questo lo colloca fin dall'origine in uno status relazionale. Nella vita prenatale, affermava Martin Buber, c'è un rapporto simbiotico, con un legame naturale assoluto con la madre e per suo tramite anche con il mondo, legame che andrà poi ritrovato nella relazione pienamente consapevole io tu con gli altri esseri umani e anche con il mondo, trasformando quel legame naturale in un autentico legame relazionale.
La vita prenatale del bambino è un puro legame naturale, scambievole flusso, reciprocità corporea. Qui, in modo peculiare, l'orizzonte vitale dell'essere che si sta formando appare segnato, e tuttavia anche non segnato, in quello dell'essere che lo porta. Perché il bambino non riposa solo nel grembo della madre. La natura mondana di questo legame è tale da suscitare lo stesso incanto dell'incompiuta decifrazione di un'iscrizione preistorica. Infatti, annotava Buber, nel linguaggio mitico ebraico si dice che nel grembo materno l'uomo conosce l'universo e lo dimentica la nascita. E questo legame gli rimane impresso come misteriosa immagine di desiderio. Certo, il prezzo da pagare per passare dal legame naturale al legame spirituale e relazionale io-tu è quella separazione che accade in modo improvviso e catastrofico, la separazione dalla madre naturale. Al figlio dell'uomo è dato del tempo per passare dal legame naturale che va perdendo al legame spirituale con il mondo, cioè la relazione. Anche per Hegel, singolarmente per Hegel, non c'è nel mio libro, ma ho trovato un'amplissima riflessione della nascita, stupefacente per certi aspetti, in Hegel. Anche per Hegel la vita fetale, ovvero il periodo di permanenza del nascituro nel grembo materno, rappresenta una dimensione in cui il bambino non ancora nato non ha alcuna vera e propria individualità autonoma. In modo particolare, dal punto di vista fisiologico, è una sorta di appendice della madre, da cui riceve il nutrimento essenziale alla sua sopravvivenza, in un flusso continuo, allo stesso modo di una pianta. Per questo, per Hegel, tale realtà vitale è sì vita, ma lo è allo stato meno elevato, ovvero è per l'appunto vita vegetale. Anche sul piano spirituale, aggiunge Hegel, la dipendenza del nascituro dalla madre è totale e l'anima del feto trova il suo sé, di cui in se stessa ancora priva, soltanto in quello della madre. L'esistenza dell'individuo inizia dunque in questa peculiare condizione di fusionalità indeterminata e indifferenziata della diade madre-bambino. Per qualificare ulteriormente questa mancanza di indipendenza del nascituro nel grembo e la correlata dipendenza totale dalla madre, Hegel utilizza una splendida espressione, espressione genio. La madre è il genio del bambino, dice Hegel. Genio, nell'accezione originaria, di nume tutelare, in grado di guidare e animare l'individualità fetale nella sua immediatezza. Ciò va a determinare tra madre e nascituro quello che Hegel definisce un rapporto magico, questa è la sua espressione, derivante dal fatto che per il nascituro nel grembo materno, queste sono le parole testuali di Hegel, la totalità del sentimento come proprio sé è una soggettività distinta dalla propria, un'unità che è insieme corporea, spirituale e psichica, un'unica soggettività per due individui, un'unità d'anima ancora indivisa in cui la madre, scrive Hegel, la madre come genio del bambino è di fatto l'unico sé dei due. La vita del bambino nel grembo materno non è quindi questione di un rapporto di due personalità indipendenti. Il bambino nel seno della madre ci mostra al contrario un'anima che non è ancora realmente ed effettivamente per sé nel bambino, ma soltanto della madre. Sicuramente Hegel si occupa anche di proporre una riflessione filosofica sulle voglie materne, ma questo è un elemento piuttosto sorprendente. L'anima del nascituro deve essere completamente sorretto dall'anima della madre, non essendo ancora il feto portatore di un proprio sé autonomo e autosufficiente. Parole di Hegel, tale anima non riesce ancora a sostenersi da sola, ma è piuttosto portata dall'anima della madre, in modo che qui esiste una relazione immediata, semplice, a un altro individuo, nel quale l'anima del feto trova il suo sé, del quale in se stessa è ancora priva. Il rapporto della madre con il nascituro appare di primo acchito un chiedi prodigioso per l'intelletto, che fatica a cogliere il senso di questa unità assoluta, di ciò che rimane pur sempre segnato dalla diversità. Parole di Hegel, questo rapporto ha qualcosa di prodigioso per l'intelletto, incapace di concepire l'unità di ciò che è differente. Qui infatti scorgiamo un immediato vivere l'uno nell'altro, una indivisa unità d'anima di due individui, dei quali l'uno è un sé effettivo per se stesso essente,
mentre l'altro ha almeno un essere per sé formale e si avvicina sempre più all'effettivo essere per sé con il procedere della gravidanza e con l'avvento effettivo della nascita. C'è invece, sottolinea Hegel, un peculiare elemento che dall'ottica filosofica rende meno problematica e più comprensibile una tale situazione. Il nascituro, infatti, nel suo status di passività, non oppone né può opporre alcuna effettiva resistenza alla madre, ed è anzi aperto totalmente alla sua influenza positiva o negativa che sia. Questo rapporto così intenso con la madre e poi anche successivamente con il padre, che effetto avrà sui figli adulti e magari ancora anche lontani? Che relazione è possibile tra genitori e figli che magari per svariate circostanze non si sono mai neppure realmente conosciuti? Per Hegel rimane come una sorta di eredità magica, che questa è la sua espressione, seppur a livello inconscio, che determinare una reciproca attrazione anche negli anni venturi o in un incontro sopravvenuto o imprevisto. Non sempre però lo stesso rapporto potrà facilmente rovesciarsi in una forma di odio o di repulsione, che conferma però è contrario il legame intenso e inscindibile tra genitori e figli. Questa raffinata analisi hegeliana della relazione madre-bambino nella vita intrauterina è davvero significativa e con non irrilevanti implicazioni. Il rapporto simbiotico del feto con la madre segnerà l'identità del bambino stesso. Ciò vuol dire che la rappresentazione del reale dell'infante, e con conseguenze evidenti anche nella vita adulta, ha sempre bisogno dell'altro. Il bambino dovrà prima soggiornare nella madre, espressione di Hegel, per poter metabolizzare lo spazio simbolico. In tal senso davvero la madre è il genio, come dice Hegel, che crea le condizioni per mettere il bambino in relazione con il reale. La madre assume in tal modo una primaria funzione mediatrice e conduce il neonato alla forma vitale primaria di intuizione ed appropriazione della realtà. Per Hegel quindi la costituzione della soggettività del bambino non è autonoma, ma è sempre mediata dall'altro, dall'altre primis. Coscienza e libertà dell'infante emergono da questa originaria, originante relazione simbiotico-comunicativa. Per tutta la vita la coscienza dovrà rammemorare questo itinerario di riconoscimento grazie alla relazione con l'altro, solo così il soggetto perverrà l'autocoscienza di sé. L'io è dunque rapporto con l'altro, e ciò emerge fin dal feto e dall'essere nascituro, in questa relazione madre-figlio strutturante e qualificante, in un tale inderogabile Mitsein. È una relazione dell'anima a caratterizzare la condizione prenatale del feto nel ventre materno. Una relazione che andrà a caratterizzare l'identità e il futuro del bambino stesso. Una volta nato, egli potrà così affacciarsi al mondo con un patrimonio donatogli non soltanto di carattere genetico e biologico, ma spirituale. Nella generazione, infatti, a trasmettersi non è soltanto il patrimonio genetico, la simbiosi della madre con il bambino rivela la potenzialità di questa richiesta interiore, individuale e concentrata di trasmettersi, di occupare l'anima dell'uomo ancor prima del suo affacciarsi al mondo. Il bambino possiede già un patrimonio non solo biologico, ma spirituale, determinante nella stessa misura della sua costituzione corporea. Questa relazione simbiotica radicale con la madre verrà frantumata dalla nascita che Hegel, con una splendida definizione, definisce ein ungeheuer Sprung, un salto prodigioso, un salto inaudito, immenso. La nascita è polemizza su questo, su Leibniz, non è vero che nella vita non esistono salti, ma c'è un salto prodigioso, ungeheuer Sprung, che è appunto la nascita. La nascita non rappresenta, a suo dire, semplicemente un compimento dello sviluppo del feto senza soluzione di continuità. Nascere il nuovo nato determina un vero e proprio salto, Sprung, e anzi appunto un salto prodigioso, ungeheuer Sprung. Perché un salto, la nascita lo realizza a due livelli: si passa dall'uniforme al fluido dell'ossigeno al complesso processo della respirazione intermittente, che implica inspirare ed espirare aria, dalla nutrizione a flusso continuo al nutrimento singolarizzato e programmato, dal calore omogeneo alle temperature diverse caratterizzatelo dal caldo o dal freddo. In modo ancora più significativo, per Hegel la nascita rappresenta il salto dal buio alla luce, dall'acqua all'aria.
Il rapporto al mondo, la nascita implica un salto dall'indifferenziazione chiusa al mondo, dall'indifferenziazione chiusa al mondo agli incontri oggettuali nell'apertura del mondo. È il salto dal chiuso e protetto ambiente intrauterino al mondo culturale, sociale e soprattutto etico. Un salto dal mutismo all'uso progressivo della voce, a partire dal primo grido, con il conseguente apprendimento della lingua. Non possiamo esimerci dal ricordare poi che Nasser è sempre Nasser da una donna. Il Nasser è sempre Nasser da una madre, da una donna. Il nascituro che ha abitato nel grembo materno lo rompe per venire al mondo, anche se spesso si dimentica, sottovaluta, addirittura si rimuove questa dimensione decisiva per la nascita. Per questo la filosofia della nascita è anche nel contempo, inevitabilmente, spesso filosofia di genere, filosofia del femminile o della maternità, che per essenza è dualità paradossale asimmetrica, dove il più debole e impotente, il bambino nel corpo della madre, vive nello spazio della relazione e ospite della casa, della sua casa, l'utero, che della casa resta la metafora esemplare, come appunto mostrerà Peter Sloterdijk. Cancellando di fatto la nascita, il pensiero occidentale ha insieme cancellato e rimosso il femminile. L'analisi del simbosio platonico, ad esempio proposta da Diana Cavarero, mostra come in quel paradigma il vero amore non è più legato alla generazione dei corpi, il cui potere è e rimane nelle mani della donna, ma piuttosto alla generazione delle anime. E questo potere è totalmente nelle mani del filosofo, che per antonomasia può essere soltanto maschio, allora, soprattutto. La donna, per il pensiero greco, appare incapace di partorire le idee, i bei discorsi, i veri fili, non più fragili e mortali, ma imperiture immortali. Questa è un'operazione strategica di grande importanza. Da una parte il generare, la potenza generatrice materna, l'ambito del nascere viene dislocato nel non essenziale, depotenziato nella sua significazione positiva. Dall'altra tutto l'immaginario del generare, tutto l'immaginario del generare, l'essere gravido, l'avere le doglie, il partorire, viene rubato dalla filosofia e ne diventa il lessico stesso. Esemplare è il concetto che deriva da concepire. Filosofia della nascita dunque non può non essere quindi una filosofia della maternità. Dare alla luce l'espressione con cui è indicato il gesto della madre che vede al mondo un figlio. La maternità è un atto indubbiamente biologico, ma evoca anche nelle esperienze più direttamente ed esplicitamente corporee un senso altro. Così accade per l'esperienza di quella singolare dilatazione che sorprende il corpo di ogni madre, come lucidamente afferma la mia amica Carla Canullo. La carne dilatata, l'espressione si presta a facili fraintendimenti, specialmente se proposta per dire della maternità. Indica però esattamente quel che accade. Il corpo di cui si credeva di disporre o di fatto si dispone, quel corpo che per pochi e molti anni è oggetto di cura personale, quel corpo che è il nostro, si trova all'improvviso dilatato, non quantitativamente certo, ma qualitativamente. Inaspettatamente, in modo sorprendente, la vita solita e normale non è più la stessa, è nostra, dice Carla, ma non è più nostra. La stanchezza, la fame, l'affaticamento sembrano prendere sopravvento nelle giornate. E reciprocamente quel corpo che sembrava quasi oggetto tra gli oggetti, che infaticabilmente ci accompagnava ed era a nostra disposizione, prende una strana vita, diventa una carne che soltanto noi madri, Carla Canullo, per alcuni mesi percepiamo diversa. Una carne vivente, non soltanto un corpo che gli altri vedono come l'hanno sempre visto, uguale, medesimo, identico a quello che hanno sempre riconosciuto. Con l'annuncio della maternità all'inizio siamo noi, dice Carla, sono io madre a sentir vivere la mia carne, a viverla, a sentirla come diversa, quasi che il corpo avesse preso vita. Così la vita del corpo diventa una novità nella carne, una vita che non è più la stessa, anche se niente nel corpo che gli altri guardano si vede o si coglie. Non si vede cioè la sorpresa dell'impossibile di una nuova vita, l'inaudita novità di qualcuno che arriva in noi.
Presenza dunque nella medesima carne di un altro, spazio interno che deve dilatarsi, farsi accogliente, ricettivo, perché quella realtà altra prende in prestito quella donna per camminare nel mondo. Certo, non è sempre facile per una donna, per una madre, accettare il cambiamento radicale che ogni maternità implica. Ogni sorpresa accadendo ferisce e coglie ferendo. Piacciono molto queste parole ancora di Carla Canullo. La vita della madre, sorpresa da un altro, è lacerata da una ferita che spezza l'ordinario e spezzandolo trafigge noi, ci trafigge e ci trapassa, facendoci come madri guardare per l'altro che con noi inizia. Però non voglio rubarvi troppo tempo, vorrei dire tante cose, allora vorrei concludere riproponendovi così alcuni passaggi, anche per concludere anche in termini poetici, di Maria Zambrano, che è stata poi per me la musa ispiratrice che mi ha portato a scrivere questo libro e a affrontare il tema della nascita. Il tema soprattutto zambraniano del disnascere e del rinascere. Zambrano propone la ragione poetica, e la ragione poetica, come vedrete anche nel suo linguaggio, è utilizzata in modo fortemente potente. Per Zambrano ogni nascita umana è un'alba, e ciò dice insieme il travaglio doloroso del parto e l'irrompere violento della luce. L'alba dell'uomo, laddove apparve per la prima volta, apparve con un'aurora, come una ferita da cui filtra come sangue la luce della creazione. L'alba, l'aurora, afferma Zambrano, è l'ora più tragica del giorno, poiché dall'apparente riposo, dalla sospensione dell'oscurità, si fa poco a poco strada, con sempre maggiore virulenza, l'irrompere della luce, una luce che appare come una ferita che si apre nell'oscurità, uno squarcio non privo di violenza, come avviene in ogni parto. L'alba veicola sempre incertezza, come sarà per la nascita e per il futuro del neonato. Per l'alba è come se l'oceano del tempo e della luce si affacciasse completamente in bilico tra lo straripare e il prosciugarsi. Per chiara che sia, l'alba è sempre indecisa, e così l'alba dà la certezza del tempo e della luce e l'incertezza di quanto il tempo e la luce porteranno con sé. L'alba è la rappresentazione più indivinata che l'uomo possa farsi della propria vita, del proprio essere nella vita, poiché anche l'essere dell'uomo albeggia sempre. Dinanzi all'alba l'uomo si trova con sé, dinanzi a sé, in quel suo avviarsi a straripare, ad occultarsi, in quella sua indecisa libertà semisognata. E dinanzi all'alba sua, quella del giorno Natale, si sveglia andandolo incontro. Come Don Chisciotte, ogni uomo nascendo si mette in cammino all'alba. Zambrano ripropone spesso la celebre frase di Calderon della Barca, tratta dalla Vita e Sogno, dove la protagonista muore di parto. Dunque il peggior delitto per l'uomo è quello di essere nato. Anche Zambrano proclama che essere nati è una tragedia, anzi l'unica tragedia. Però per poi dir di sì alla vita, soprattutto nel caso in cui la vita che segue la nascita naturale venga in qualche modo riscattata dalla vita che segue a un'altra nascita spirituale. Se l'unica vera tragedia è l'essere nati, il vero delitto del nascere, si chiede Zambrano, è non essersi accontentati di essere stati semplicemente creati, l'aver bramato di nascere. Nascere non è semplicemente essere creati, richiede la partecipazione della creatura che ne deve patire di spasmi. In tal senso è un vero orrore la nascita. Eppure, immediatamente a ridosso di tale affermazione tragica, troviamo Zambrano in rovesciamento, quando scrive: che meraviglia nascere, poter quindi vedere il tutto, sentirlo come devono sentire l'aurora le foglie che ricevono la rugiada, aprire gli occhi alla luce sorridendo, benedire il nuovo giorno, l'anima, la vita ricevuta. Dato che non siamo ancora nulla o siamo appena qualcosa, perché non sorridere all'universo, al giorno che avanza? Perché non accettare il tempo come regalo splendido? Un regalo di un Dio che ci conosce, che sa il nostro segreto, la nostra inutilità, e non gli importa che non ci porta rancore. Nascere è dunque per Zambrano una ferita, come ogni alba.
ma anche una ferita da cui si delinea un essere di delirio e passione, un fuoco oscuro indistinto, che anche venire alla luce o il nascere della luce, incarnato nell'aurora, figura un momento perennemente presente nelle notti insonne della nostra insonne filosofa dell'esilio. Quell'aurora così delicatamente evocata dalla pensatrice viene evocata con accenti mariani. L'aurora virginale, pura rosa accesa, partorisce con dolore e umiliazione. È la Vergine cui non è dato concepire in forma completa, eppure dalla luce la luce stessa che vediamo, poiché rende visibile, ostensibile, un mistero recondito. Si dimenticherà sempre la lacerazione, la sofferenza dell'aurora e il suo parto, se non si tiene conto della notte, se la si vede unicamente con l'annuncio del giorno. L'aurora e l'alba, diversamente dal tramonto, recano sempre in sé il dramma della possibile incompiutezza. Ogni alba, come ogni nascita, è risvelo e promessa che può restare incompiuta. Il tramonto, invece, porta con sé il giorno mai trascorso, con la malinconia di ciò che fu, ma anche con la sua certezza e il suo compimento, che può essere a suo modo anche fonte di consolazione. Ciò che accade per l'alba naturale si replica con l'alba umana. La nascita dell'uomo è sempre un esordio segnato dalla incompiutezza, dalla strutturale fragilità e vulnerabilità. Il neonato segnerà con questa incompiutezza tutta l'esistenza, in tutte le tappe, e quindi è un destino che ci riguarda per tutta la nostra vita. La vita rimarrà, la vita umana sarà per l'appunto un esserci come essere per la nascita e insieme come essere per la rinascita. Siamo sempre, in tutto il corso dell'esistenza, neonati, chiamati a nascere, a sfidare con sofferenza la luce che ci ha tolto dall'oscurità e che continua ad abbagliarci. Scrive Zambrano, l'uomo non è mai compiuto, l'uomo non è mai davvero nato. La sua promessa supera in tutto la sua riuscita e continua la sua lotta costante, come se l'alba invece di avanzare si estendesse, si dilatasse, la sua ferita si aprisse più in profondità per dare modo a quest'essere incompiuto di nascere. E come la luce dell'alba annuncia e profetizza la luce che sorgerà da lei stessa, che lei stessa sarà il suo compimento, l'uomo annuncia se stesso dal primo momento in cui appare. L'Occidente filosofico, e mi riaggancio all'esordio e all'audazio, ha creduto, ha scommesso soprattutto sulla morte, piuttosto che sull'alba e sulla nascita, dice Zambrano. Ha fatto di una componente particolare della crisi dell'esserci una sorta di categoria esistenziale assoluta. Ha disteso la morte sull'intera esistenza, chiedendone a Heidegger anche l'anticipazione esistenziale. Per Zambrano ciò che invece deve estendersi all'intera vita è l'alba natale, essa che deve essere continuamente ritrovata. In questi anni si è creduto nella morte in quanto tale, e qui è colpito da questa morte, anziché superarla, la estende tutto il resto. E, espressione poetica straordinaria, è come se in autunno gli alberi credessero che sia la natura intera a morire, invece di lasciar cadere le foglie secche e raccogliersi in attesa del ritorno della linfa la primavera successiva. Le due cose stanno insieme, la morte e l'alba danno una crisi, ma l'alba ha più valore della morte nella storia umana, l'alba della condizione umana che si annuncia più e più volte e torna a riapparire dopo ogni sconfitta. La nascita, quindi, concludendo, è ciò che qualifica il destino esodale dell'uomo, il suo essere itinerante e permanentemente profugo in esilio, aggiungendoci il premio dell'anno scorso. Tappe itineranti che rappresentano sempre nuove forme di nascita, a partire da un incessante disnascere. L'esistenza umana in quanto tale è in una condizione di esilio, che anela disperatamente a un ritorno alla patria, all'origine placentare e rassicurante. L'uomo in cammino in permanente intreccio di storie, oro sospese, oro compiute. Questa è la raffinata dialettica zambraniana tra il nascere, un fuoriuscito dal sicuro riparo della verità materna, questa è la sua espressione, riparo della verità materna, segnato però dalla vulnerabilità e che tende alla pienezza, e il disnascere come battimento dell'incrostazione, della cristallizzazione di una qualsiasi tappa raggiunta in cui ci si illudeva di poter finalmente abitare assicurarci e rassicurarsi. Il nascere, il disnascere, infine il rinascere che rimette in moto la tensione alla meta della pienezza con una nuova nascita che ha tolto il blocco in cui rischiava di paralizzarsi e inebetirsi l'esistenza. L'uomo
e sempre affetto, dice Zambrano, da una nascita incompleta e insieme prematura. La filosofa lo esprime con riferimento all'evento natale paradigmatico che è quello di Gesù di Nazareth, che abbiamo anche sentito citato da Arendt. Però Zambrano scrive così: una canzone popolare natalizia diceva: quel bambino nascerà e non c'è posto per lui nel mondo. Ed è così, non c'è posto per l'uomo. L'uomo è venuto al mondo senza un posto, senza una casa, e tutto ciò che si chiama creazione, bontà, fraternità, amore costituisce l'appassionato, tenace sforzo per creargli un posto, per crearlo anche lui, dal momento che l'uomo fino adesso non è stato altro che una profezia, niente di più, è solo una profezia, e a volte lo vedo nel suo futuro immediato, nel suo delicatissimo presente, in grande pericolo, più che mai a rischio. E proprio, perché egli è una nascita incompleta, non è mai adatto a vivere naturalmente, ha avuto bisogno di qualcosa di più: religione, filosofia, arte, scienza. Non è nato né cresciuto interamente per questo mondo, perché non si incastra perfettamente in questo mondo, sembra che niente sia predisposto per lui. La sua nascita è incompleta, deve dunque finire di nascere interamente, crearsi il proprio mondo, il proprio posto, il proprio luogo, deve incessantemente partorire e ripartorire se stesso, deve quindi porsi come obiettivo la propria nascita completa, deve nascere via via lungo il corso di tutta la propria esistenza, fino a che egli possa davvero finire di nascere interamente. Si chiede retoricamente Zambrano: vivere umanamente, andar nascendo, continuare a nascere? E allora bisogna finire di nascere per agire e parlare, per vedere ed essere visti, per giudicare ed essere giudicati? O bisogna agire, parlare, giudicare, rinunciando a continuare a nascere, come se si fosse trovata la fissità definitiva dell'essere proprio e dell'essere di tutte le cose? Se ci si blocca in una tale rigidità e fissità, se non si continua a nascere, disnascere, rinascere, si smarisce il bando dell'esistenza, perché vivere deve essere questo, ecco la ricetta zambraniana della vita, una continua rinascita. E tutto questo non in solitudine: la nascita è frutto di una relazione originaria tra madre, figlio e figlia, tra padre, figlio e figlia, e un magistero relazionale che dovrà portare a rintracciare sempre, in tutte le nascite, in tutte le rinascite dell'umana biografia, una trama relazionale e un percorso dialogico. Grazie. La presidente della giuria del premio consegna l'ottava edizione del premio internazionale di filosofia al professor Silvano Zucal con il suo libro Filosofia della nascita. Complimenti professore, felicitazioni. Thank you.